Sono Maurizio Curi dell'azienda La Golosa. Porto quest'anno a conoscenza di un nuovo prodotto che è la bionda del piceno di Grottammare. E tra l'altro questa è una varietà tipica locale di Grottammare, è un piccolo aranceto di un'azienda di Massicci Giovanni, lungo la costa, strano a dirsi ma è vero, sono circa 200 piante e con loro c'è stato, diciamo, un rapporto subito di amicizia, ma oltre all'amicizia di condividere un'idea che è quello di non perdere questi prodotti. Fare una trasformazione significava anche riuscire a distribuire in certo senso il prodotto e fare una sorta, diciamo, anche di reddito aziendale, perché alla fine anche questo è importante per riuscire anche a promuovere, a far conoscere meglio un prodotto, un territorio, e perché comunque quello che riguarda la comunicazione è sempre cosa importante e principale. Noi siamo un'azienda che facciamo confetture e quindi ho pensato insieme con lui, ma perché non proviamo a fare qualcosa di particolare anche con questo prodotto, che già il prodotto in sé per sé è diverso e molto particolare. L'abbiamo preso, è stato contento, l'abbiamo portato in azienda, l'abbiamo lavorato, facciamo una lavorazione molto particolare in azienda perché la facciamo manualmente, perché è un modo questo per non intaccare e andare a distruggere certe caratteristiche che sul prodotto troviamo. Abbiamo lavorato il prodotto, l'abbiamo trasformato, l'abbiamo messo in ebollizione, abbiamo realizzato una confettura, anzi una marmellata, perché giustamente come agrume si può chiamare marmellata, così per le arance come per i limoni. Il prodotto è molto particolare perché ha questo, diciamo, aroma intenso, leggermente amaro, poco dolce, ma soprattutto persistente in bocca, che ti lascia veramente a bocca aperta. Anzi, diciamo che fino a pochi anni fa io pensavo che le arance avevano altri sapori, invece ho scoperto dei sapori nuovi che sinceramente mi ha fatto piacere riscoprire. E si presta bene poi anche per abbinamenti, giustamente come l'arancio si presta bene per abbinamenti vari. E sono propenso anche di fare altre, diciamo, prove, anche perché comunque è un modo questo per fare sempre di più qualcosa di innovativo e di particolare.